Buongiorno a tutti e benvenuti nell'anno nuovo e in una nuova serie delle dirette della Biblioteca Livi che vi accompagneranno anche nei mesi del 2021. Per cominciare c'è qui con noi Paolo Francesco Peloso, che saluto. Paolo è psichiatra ma anche storico della psichiatria, ha approfondito tanti aspetti e in particolare si è dedicato agli studi sul legame tra la psichiatria e la Prima Guerra Mondiale, un argomento su cui anche di recente, grazie al centenario, c'è stato un buon numero di studi. Diciamo, era un argomento non sconosciuto perché anche se dopo un oblio iniziale, comunque in anni più recenti erano state pubblicate una serie di cose sia in Italia che all'estero e Paolo in particolare l'abbiamo coinvolto, visto che fa parte del nostro centro di storia della psichiatria, per un convegno che abbiamo organizzato qui a Reggio nel 2016, che si intitolava Il conflitto, i traumi, psichiatria e prima guerra mondiale. Gli atti di quel convegno sono stati pubblicati, li vedete qui, potete venire a leggere il libro in biblioteca o in qualche altra biblioteca che lo possiede, oppure lo trovate anche sul sito dell'azienda USL di Reggio Emilia. È un volume molto ricco con una serie di saggi, sia teorici sia dedicati ad alcuni casi specifici. E l'editoriale, il testo introduttivo curato da Paolo, inquadra proprio un po' il legame tra la psichiatria e l'esercito prima e la psichiatria e la Grande Guerra negli anni poi proprio del conflitto. Per cui, come prima domanda, Paolo, ti chiederei proprio se ci puoi fare un po' un panorama di questo strano collegamento tra la psichiatria, questa disciplina, e la disciplina militare e poi gli anni del conflitto. Sì, ciao Chiara e buongiorno a tutti. Sì, io partirei da una considerazione, ecco, che nella storia noi, in merito al rapporto tra storia e psichiatria, guerra e psichiatria, abbiamo un precedente abbastanza così illustre, che è stato nel Cinquecento l'indagine di Dioffer sul tema della nostalgia. La nostalgia era sostanzialmente un quadro depressivo che questo medico svizzero aveva descritto nei mercenari impiegati all'estero. Quindi questo, diciamo, è un po' il precedente. Poi, in effetti, fino alla guerra moderna, i rapporti tra esercito, tra guerra e psichiatria non sono così rilevanti. Ma per quello che riguarda l'Italia, il primo incontro, diciamo, tra la psichiatria e la guerra moderna precede la Grande Guerra e dobbiamo farlo risalire alla guerra di Libia del 1911-12. In quella occasione, appunto, che è stata oggetto recentemente di un saggio di Graziano Mamone e Fabio Milazzo, che si intitola Deserti della mente, avviene appunto il primo incontro tra la psichiatria e la guerra moderna, dove spicca rispetto alle guerre degli anni precedenti la sproporzione tra l'uomo, che mantiene naturalmente sempre la stessa dimensione, e la macchina distruttrice, che è diventata una macchina gigantesca e che quindi viene avvertita con maggiore timore, con maggiore fatica dall'uomo. Inoltre la guerra si è trasformata perché siamo passati dalle guerre precedenti, che in genere si risolvevano con battaglie anche molto cruente a volte, che però duravano qualche giorno, un giorno, 2 giorni al massimo, ecco, poi c'era in qualche modo il vincitore, alla guerra di posizione, alla guerra combattuta al fronte, che costringeva all'immobilità i due eserciti per molti anni, anche per molto tempo, a volte addirittura mesi, e a volte i movimenti erano anche minimi, appunto, negli anni. Quale sia stato l'impegno, diciamo, dei medici durante la Prima Guerra Mondiale viene sintetizzato, a mio avviso, molto bene in una conferenza che Enrico Morselli, che era allora il
il docente di psichiatria a Genova, che era stato in età giovanile a formarsi a Reggio Emilia, come molti altri, descrive in una conferenza che tenne subito all'indomani della rotta di Caporetto, e questa conferenza si intitola Il dovere dei medici italiani nell'ora presente. Ecco, con questa conferenza anche i medici italiani si mobilitano, come avevano fatto per primi i medici, gli scienziati tedeschi, poi quelli francesi. Ecco, e Morselli precisa quali sono appunto questi doveri dei medici. Sono da una parte doveri che hanno a che fare con il loro ruolo tecnico, quindi ovviamente curare i feriti per quello che riguarda gli psichiatri, curare i traumatizzati, ma anche smascherare i simulatori. Ecco. Questo è il ruolo più tecnico. Poi però i medici sono, secondo Morselli, anche coinvolti come intellettuali nel conflitto, e in quanto intellettuali hanno la funzione di sostenere, diciamo, la propaganda bellica, sia per quello che riguarda i soldati combattenti, ma anche per quello che riguarda il fronte interno, rappresentato dalle loro famiglie, dalla cittadinanza in generale. E in questa funzione dobbiamo dire che alcuni psichiatri, in particolare Ernesto Lugaro a Torino, in parte lo stesso Morselli, si sono distinti a volte raggiungendo davvero livelli nel dipingere il nemico davvero grotteschi, davvero così impressionanti, e di queste cose si è occupato particolarmente Andrea Scartabellati, che ne ha scritto in vari lavori. Ecco, come mi pare che anche il nostro testo abbia dimostrato, gli atteggiamenti verso la guerra nei diversi manicomi sono stati anche molto diversi, questo centenario appunto ha contribuito a metterlo in luce, perché ha favorito, rispetto a quella che era prima più una visione d'insieme, l'emergere di studi che hanno avuto per oggetto singole istituzioni. Questo ha fatto emergere molto le diversità, diversità che in parte hanno a che fare con le caratteristiche, diciamo, degli psichiatri, dei direttori soprattutto, che a volte erano, raramente, diciamo, erano militari di carriera, ma a volte erano militari in quanto mobilitati nell'esercito e poi lasciati a svolgere appunto la funzione in manicomio, e a volte invece erano persone che erano fuori dall'età della mobilitazione, quindi si trattava di civili, quindi una posizione diversa rispetto all'esercito, alcuni inquadrati nell'esercito e altri no. Ma poi anche fu una posizione diversa per quella che era la loro idea personale di quale dovesse essere il rapporto tra l'essere medici, quindi l'essere al servizio dei pazienti, e l'essere patrioti, quindi fare invece l'interesse della patria, dell'esercito, che potevano anche naturalmente divergere da quelli del singolo paziente. C'è anche da rilevare che l'esercito stesso non dava un mandato chiaro ai medici e agli psichiatri, perché da una parte la domanda era quella di fare in modo che l'esercito potesse contare su tanti effettivi, quindi una domanda di datemene tanti, ecco. E questo soprattutto dopo la rotta di Caporetto, quando le cose si fecero più difficili. Ma dall'altra parte la domanda era quella che l'esercito aveva sempre fatto ai medici prima della guerra, già, e continuava a fare ai medici, era quella selezionate per l'esercito soltanto persone sane, perché persone malate, persone problematiche, persone con comportamenti che poi possono essere di disturbo, potrebbe essere più di impiccio che altro per l'esercito, per la guerra. E quindi questa domanda appunto era una domanda in fondo contraddittoria, rispetto alla quale gli psichiatri diedero
risposte, a volte anche molto differenti l'una dall'altra. Sì, sicuramente anche il San Lazzaro è stato uno degli ospedali psichiatrici più importanti durante la Grande Guerra, se non altro perché da Caporetto in poi ospita il centro psichiatrico di prima raccolta, quindi con Placido Consiglio, con Riva, il punto in cui veniva, insomma, venivano convogliati tutti i militari che in qualche modo dimostravano dei disturbi, le cartelle che noi abbiamo conservate qui sono circa 5.000 più o meno, quindi la stima del numero di persone passate dal centro più o meno è quello. Il compito però, come ci hai già accennato un po' parlando di Morselli, forse prima ancora che di guarire, di curare le persone che arrivavano qui, era prima di tutto di stabilire se erano veramente malati o se stavano accumulando. E questa è sempre una cosa che colpisce molto anche andando a vedere le cartelle, quando si vede che insomma questi militari vengono inviati qui con delle note in cui i loro superiori indicano in qualche modo il sospetto. Quindi è curioso andare a vedere un po' come con gli strumenti dell'epoca gli psichiatri cercavano di capire se uno era effettivamente un simulatore e in quel caso quali erano le misure che scattavano poi nei confronti di questi soldati. Bah, sì, beh, quello della simulazione naturalmente è un incubo, diciamo, delle autorità in tutte le situazioni in cui c'è forte costrizione, quindi questo vale per l'esercito, ma vale anche per il circuito giudiziario, penitenziario, vale per la medicina del lavoro, dove la simulazione può avere finalità, no, di avere vantaggi, vale per la medicina assicurativa. Quindi in tutti questi ambiti, diciamo, la simulazione, che forse poi è molto meno frequente di come si teme, viene molto, è molto presente, appunto, come timore. Viene molto sentita. Naturalmente ogni malattia può essere simulata, però le malattie mentali sono più a rischio perché una gran parte dei sintomi non può essere né osservata né ascoltata dall'esaminatore in modo diretto, ma come diceva Jaspers, appunto, può essere solo esperita in prima persona dal soggetto, quindi noi possiamo sapere, per esempio, se un soggetto è allucinato, sente delle voci, soltanto presupponendo che lui sia onesto nel dirci se le sente o non le sente, ecco, perché poi a sentirle è lui, ecco, in definitiva. Quindi il problema fondamentalmente per gli psichiatri era questo. I metodi per scovare i simulatori erano sostanzialmente un po' quelli di sempre, per esempio, quello di osservarlo, ascoltarlo quando il soggetto non sapeva di esserlo, oppure di condurre quello che allora si chiamava l'interrogatorio, molto significativamente, che era un po' una parte appunto poi dell'esame psichico, in modo tale da fare dei tranelli nei quali i simulatori, soprattutto se magari non erano molto acculturati, potessero cadere. Un altro sistema che veniva utilizzato, tra l'altro proprio presso il centro di prima raccolta, a cui facevi riferimento, che nel nostro volume viene affrontato da Francesco Paolella, era stato quello dell'utilizzare alcune terapie, in particolare quelle condotte con la stimolazione tramite corrente elettrica, che potevano essere, se applicate in un certo modo, anche estremamente dolorose, quindi una sorta di vera e propria tortura, diciamo, da parte dei medici. Questo non, in parte appunto è una cosa abbastanza impressionante, però non deve scandalizzarci forse più di tanto, perché queste terapie in quel periodo venivano utilizzate abitualmente nel caso dell'isteria, anche al di fuori del contesto bellico, e per esempio abbiamo Freud nei resoconti dei casi clinici delle sue pazienti, racconta di averli usati in almeno due casi. C'è una complicazione, ecco, c'è un problema in più, diciamo, oltre che scovare simulazione, quale significato dare alla simulazione? Perché la simulazione poteva essere un atto cosciente da parte di un soggetto che
che aveva paura, per esempio, di partecipare ad un assalto particolarmente rischioso, e in questo caso, diciamo, le conseguenze potevano essere molto pesanti per il soggetto, perché potevano arrivare naturalmente fino al portone di esecuzione per essersi sottratto a un compito, diciamo. Però la simulazione, nell'osservazione di molti psichiatri di quel periodo, era invece molto spesso comunque un sintomo di malattia mentale, cioè nella loro osservazione spesso la simulazione corrispondeva a un'esagerazione, ecco, dei sintomi, però sulla base di una reale condizione di malattia. C'era poi un elemento che complicava notevolmente le cose ed era un po' una conseguenza di quello che era stato nei decenni precedenti l'insegnamento di Cesare Lombroso, che aveva descritto appunto il comportamento delinquenziale, il comportamento criminale, all'interno del quale la simulazione poteva essere fatta in qualche modo rientrare, come un segno di degenerazione, quindi come un qualche cosa che non corrispondeva esattamente all'alienazione mentale, però le era abbastanza imparentato. Quindi una cosa che, per esempio, Placido Consiglio, che era il direttore di questo centro di prima raccolta di Reggio Emilia, su cui lui insiste molto, è che a volte la simulazione è un segno di personalità degenerate. La degenerazione in fondo consisteva, per esempio, nella non disponibilità a farsi ammazzare per la patria. Questo era già considerato un segno di, in qualche modo, di antisocialità, di degenerazione. E quindi erano persone che da un lato si provava il desiderio di punire, mandandole al fronte, mandandole in situazioni particolarmente pericolose, ma poi si era appunto consapevoli che queste persone al fronte avrebbero potuto creare più problemi che non dare vantaggi, perché erano persone che, come non erano state adatte alla vita civile, così anche nell'esercito tendevano poi a creare appunto problemi. C'è una posizione molto originale nel quadro di questo dibattito ed è quella di uno psichiatra italiano emigrato in Argentina, che è José Ingenieros, che scrisse un libro che si intitola, un libro proprio in quegli anni, che si intitola La simulación de la locura. Fu un libro molto, molto interessante, molto dibattuto a livello internazionale, e lui ha una posizione interessante perché, applicando in modo molto coerente un atteggiamento di tipo darwiniano, Ingenieros ritiene che questa simulazione, che tutti assolutamente condannavano, invece fosse un comportamento che non era moralmente riprovevole quando era al servizio dell'istinto di conservazione. E quindi, proprio nel caso, diciamo, della guerra, la simulazione per sottrarsi, appunto, ad esempio, a un assalto disperato, poteva essere appunto al servizio dell'istinto di conservazione, e quindi, secondo questo psichiatra, poteva essere una condotta non moralmente riprovevole, non degenerata, e naturalmente questo tipo di posizioni irritava moltissimo i vertici militari e un po' la società di quel tempo. Eh sì, possiamo immaginare anche una società ovviamente completamente diversa dalla nostra, dobbiamo pensare, tant'è che la figura stessa del soldato traumatizzato per noi è abbastanza facile da immaginare, ci sono film, libri, letteratura, insomma è una cosa che viene data praticamente per scontata, ma andando indietro all'epoca della Grande Guerra, il panorama è completamente diverso anche da un punto di vista proprio clinico, dal punto di vista della scienza psichiatrica, diciamo. Tant'è che tu hai parlato in un tuo saggio di psicofobia, in un saggio che è uscito su un altro bel volume che mi piace citare, che è uscito tra gli studi dedicati alla psichiatria e alla grande guerra, è uscito nel 2019, Guerra e scienze della mente, curato da Dario De Santis, a cura dell'ASPI, dell'Archivio Storico della Psicologia Italiana presso la Bicocca, appunto un altro testo dedicato alla tematica della psichiatria e grande guerra, in cui tu appunto hai affrontato il concetto della psicofobia della psichiatria italiana dell'epoca anche rispetto a altre esperienze all'estero. Sì,
concetto, diciamo, il termine psicofobia in effetti non l'ho inventato io, è un termine che viene utilizzato subito dopo la guerra da Luigi Zanon Dalbo, che è il direttore del manicomio di Treviso, oggetto in questi anni degli studi di Gerardo Favaretto, ed è un concetto che lui utilizza per riferirsi alla resistenza, alla difficoltà che i suoi colleghi avevano avuto nel riconoscere, diciamo, la possibilità che una emozione violenta potesse da sola, e in questo da sola appunto sta il problema, causare una patologia psichiatrica, appunto di origine traumatica, questo sia riferendosi appunto alle nevrosi traumatiche che anche a tutti gli altri quadri traumatici descritti in quella fase. In effetti questa resistenza è molto importante, direi che è anche superiore a quella che la psichiatria aveva negli anni precedenti, poi cercherò di spiegare quali mi sembrano le ragioni. Per esempio, c'è una psichiatra di Reggio Emilia, che tra l'altro è stata la prima psichiatra italiana, Maria Delrio, che in un lavoro in cui illustra 10 casi di donne traumatizzate indirettamente da eventi connessi alla guerra, descrive una storia veramente molto tragica di una donna, di una giovane sposa che, quando apprende la morte del marito al fronte, ha un momento di disperazione, o forse un episodio psicotico transitorio, che non sappiamo, che la porta a uccidere il loro bambino e tentare poi a sua volta il suicidio. La donna poi viene ricoverata, rimane tacita, quindi senza riuscire a parlare per circa un mese, poi si riprende. Ecco, noi oggi sappiamo che questa donna, poi una volta guarita, si è risposata anni dopo, ha condotto una vita sostanzialmente normale, non è più andata in manicomio ed è morta poi piuttosto anziana. Ecco. Tuttavia, la Delrio è proprio emblema, secondo me, di questa difficoltà a connettere direttamente un'emozione violenta, tragica, a uno scompenso psichico, perché nel descrivere questa situazione dice naturalmente dobbiamo supporre che ci fosse anche una concausa organica. Ecco, quindi questo dobbiamo supporre, secondo me, è proprio la chiave che ci fa comprendere. La concausa organica ovviamente non era dimostrata, in questo caso era anche particolarmente improbabile, ritengo, ma dobbiamo supporre che ci fosse. Ecco, questa è un po' la situazione degli psichiatri. Qual è il motivo? Ecco, i motivi che io ho provato ad identificare mi sembrano almeno 5. Il primo è interno alla medicina. Ecco, la psichiatria era nata all'inizio dell'Ottocento, ai tempi di Pinelli e Schirol, di Chierugi, ecco, come medicina delle passioni, quindi l'idea era che gli scompensi psichici potessero originare da passioni intense che a loro volta erano spesso collegate a emozioni del tipo di quella che ho descritto a proposito di questa donna. Quindi una psichiatria essenzialmente filosofica, narrativa, per cui la malattia mentale, l'alienazione mentale aveva a che fare con la vita della persona, con gli eventi che gli erano accaduti, con la sua situazione anche sociale. Nel corso dell'Ottocento, soprattutto nella seconda parte dell'Ottocento, incoraggiati anche da alcune scoperte, come quella dell'origine organica della paralisi progressiva, gli psichiatri si erano sforzati in ogni modo di realizzare un collegamento più stretto con la medicina, supponendo, ipotizzando in varie forme un'origine sempre legata al corpo, sempre organica delle malattie mentali. Quindi non più medicina delle passioni, ma sostanzialmente una sorta di medicina del cervello. Ora, evidentemente, su questo
fatto della nevrosi traumatica, della cui esistenza gli psichiatri erano consapevoli. Allora, Morselli, ancora lo ricordo, nel 1913, quindi solo 2 anni prima della guerra, aveva pubblicato un libro molto interessante sulle nevrosi traumatiche, nel quale dice: naturalmente siamo tutti perfettamente consapevoli che un trauma psicologico può causare una nevrosi, può causare un'alienazione mentale. Però questo è avvertito come un terreno sdrucciolevole che avrebbe rischiato di portare la disciplina indietro di mezzo secolo, cioè di rinunciare a questo collegamento al corpo. E questa credo che sia così la prima ragione di resistenza. La seconda, vado un po' più veloce, è di natura politica, cioè è legata all'idea che la guerra patriottica fosse un dovere che l'uomo sano, l'uomo normale, dovesse necessariamente poter compiere. Ecco, quindi non si poteva ammettere, diciamo così, che la guerra patriottica facesse male. Gli psichiatri erano gli stessi psicologicamente coinvolti nello sforzo bellico, soprattutto dopo Caporetto, cioè soprattutto dopo che andare verso un'espansione della patria c'era il rischio di un'invasione da parte del nemico. La terza questione è più di natura medico-legale. Abbiamo visto che una diagnosi psichiatrica poteva portare alla licenza, alla riforma, quindi al ritorno a casa, oppure all'opposto poteva portare davanti al portone di esecuzione. Ecco, quindi diagnosi così pesanti gli psichiatri non si sentivano di affrontarle basandosi semplicemente sull'esame psichico, sulla relazione col paziente. Per esempio, se si scopriva che un nonno era stato in manicomio, che uno zio era morto suicida, eccetera, questo veniva ritenuto come un elemento rafforzante la diagnosi di alienazione mentale, anche se naturalmente noi sappiamo bene che uno poteva avere anche tutti i parenti in manicomio, ma avere scelto consapevolmente di fuggire dal fronte o all'opposto, avere tutti i parenti perfettamente sani, ma essere andato incontro ad alienazione mentale lui solo. Quarta questione di natura assicurativa. Questa è molto bene illustrata nel libro appunto di Morselli a cui facevo riferimento, cioè l'idea è che a un certo punto se si andava verso un risarcimento di tutte le nevrosi traumatiche di origine emotiva, il rischio sarebbe stata un'epidemia di nevrosi traumatiche, un'inflazione assoluta di questi risarcimenti. C'è una grossa preoccupazione, quindi, da questo punto di vista. Morselli a un certo punto dice chiaramente che se il trauma psichico, che certamente esiste, si accompagna ad un trauma fisico, è più facilmente risarcibile, mentre è difficile pensare che, ad esempio, una persona possa essere risarcita per avere semplicemente assistito, per aver semplicemente assistito a un incidente, ma non per essere, senza esserne protagonista. Poi c'è ancora un quinto fattore, e questo purtroppo è ancora oggi legato alla psichiatria, alla psicopatologia legata al trauma, ed è questo strano fenomeno per cui tra 100 persone che subiscono lo stesso trauma, ce ne sono 5, 10 che si ammalano, che ne risentono, mentre la maggioranza non ne risente. Questo problema si è riproposto anche recentemente con i traumi legati al crollo del ponte Morandi nella mia città, piuttosto che ai traumi che saranno legati, no, alle vicende collegate al Covid-19. Ecco, noi non abbiamo chiari i fattori per cui qualcuno appunto risente in modo anche molto pesante di un'emozione traumatica, mentre tante altre persone non ne risentono. E anche questo rende appunto questa questione praticamente succedevole. Se tu hai citato adesso il caso di Zanon del Boe di Treviso, abbiamo già accennato a Reggio Emilia, sono tutti e due casi di ospedali psichiatrici che vengono analizzati proprio nel tuo libro, così come anche, e scorro l'indice per non dimenticarne qualcuno, Verona, Treviso, l'abbiamo detto, Capodichino, Cremona e poi anche alcune esperienze all'estero.
Nel vedere questi casi, ma anche altri appunto che, come raccontavi, sono stati studiati bene in occasione del centenario, che cosa ci può essere di uguale e che cosa invece di diverso nelle diverse esperienze appunto sia nel nostro paese che anche all'estero, proprio parlando degli ospedali psichiatrici durante la Grande Guerra? Beh, appunto, come accennavo all'inizio, la messe di studi che sono stati condotti in questi 5 anni del centenario ha contribuito molto a portare in evidenza le differenze. Nell'introduzione, appunto, al libro che citavi, io ho confrontato la situazione di quattro direttori di manicomio che sono oggetto appunto di saggi contenuti nel libro e il loro differente atteggiamento rispetto al mandato, diciamo, da parte dei militari. Questa questione è ancora più complessa perché oltre ad esserci atteggiamenti appunto differenti, atteggiamenti differenti possono anche avere origine differente. Per esempio, un atteggiamento più protettivo, apparentemente, diciamo, verso i militari, più portato a concedere licenze a casa, più portato a concedere riforme, come può essere quello di Zanon d'Albò a Treviso, sembra da riportare a un'effettiva preoccupazione per i pazienti, per il fatto di proteggere persone che non sono abbastanza forti da affrontarla dalla guerra. Lo stesso atteggiamento, però, sempre il dare tante licenze, tante riforme da parte di Salemia, Verona, è un atteggiamento che risponde invece a un'esigenza di tipo opposto quasi, cioè si tratta, come dicevamo poc'anzi, di proteggere l'esercito dal fatto di arruolare persone problematiche che poi avrebbero potuto essere di impiccio. Se poi guardiamo per esempio invece al confronto che ebbe luogo tra il centro di prima raccolta di Reggio e gli psichiatri di Napoli, in particolare il Colucci, che era il direttore, che è oggetto nel nostro testo appunto di un saggio di Marco Romano, il quale poi ha scritto recentemente un libro molto bello sulla questione appunto della Prima Guerra Mondiale. Beh, lì anche ci troviamo in questa situazione un po' paradossale, per cui questo Placido Consiglio che dirigeva il centro di prima accoglienza, che viene in genere accusato da tutti i psichiatri contemporanei, da tutti gli storici, come uno psichiatra che essendo l'unico che era già psichiatra militare prima della guerra, è troppo sbilanciato, diciamo, nel fare gli interessi dell'esercito, della patria rispetto a quelli del singolo paziente, viene invece accusato dagli psichiatri di Napoli, rispetto ad alcuni casi che aveva inviato, di fare diagnosi troppo pesanti, di essere diciamo, considerare come problemi psichiatrici, problemi che invece psichiatrici non erano. E anche qui vediamo che quindi l'atteggiamento di escludere il paziente dallo militare, dallo sforzo bellico, può avere due ragioni diverse, cioè andare, diciamo, più pesanti, ecco, con le diagnosi, per consiglio, di nuovo, è un modo per proteggere l'esercito da persone che poi creino difficoltà, mentre invece per Colucci sembrerebbe essere soprattutto l'esigenza di proteggere la psichiatria e il manicomio dal fatto di doversi far carico di soggetti che magari hanno anche lievi patologie mentali, ma non tali da meritare il manicomio, o che addirittura sono appunto simulatori o sono persone portate alla delinquenza, eccetera, che però diciamo non necessitano di essere oggetto della psichiatria. Ecco.
Poi abbiamo manicomi per cui è provato uno sforzo curativo maggiore rispetto ai miei pazienti militari, come rispetto agli altri pazienti, usando soprattutto l'ergoterapia, che era la terapia appunto allora, praticamente l'unica terapia efficace della quale si disponesse. Per esempio, proprio nel libro di Romano viene fatto il caso di Peraccini ad Arezzo. Ci sono anche manicomi come Padova, che era diretta da Ernesto Belmondo, e appunto la Treviso di Zanon dal Bo, che era un suo allievo, che avevano fatto passi molto importanti negli anni precedenti sull'abolizione dei mezzi di contenzione, sul fatto di utilizzare verso i ricoverati, gli internati, trattamenti più umani. Ecco, e qui ci si trova appunto a scontrarsi con metodi non genere appunto non particolarmente così delicati che l'esercito usa verso i militari, perché sia Belmondo che Zanon dal Bo si sforzano nel corso della guerra di non fare passi indietro sul piano del trattamento rispettoso dei pazienti internati, anche senza eccezione appunto per i militari. Sì, ecco, insomma, abbiamo un quadro adesso un pochino più completo di quello che è stato tutto l'intreccio tra la psichiatria e la Grande Guerra, ma come anche in tutti gli ambiti della società questo conflitto ha portato poi a dei cambiamenti anche bruschi, insomma, un po' in tutti gli aspetti, ti chiedo se anche nella psichiatria italiana è cambiato qualche cosa, cioè se in qualche modo l'esperienza appunto del conflitto ha modificato in qualche modo la psichiatria italiana. Sì, qui nel risponderti recupererò anche la seconda parte della domanda precedente, quella sul confronto con l'estero, appunto che ho lasciato indietro. Ma a me sembra che dobbiamo considerare tre aspetti. Il primo è quello che certamente la guerra, con tutti i traumi testa, al capo che ha comportato, ha accelerato fortemente un processo che era già in atto, che era quello della gemmazione, diciamo, della neurologia dalla psichiatria, cioè del suo distacco come disciplina autonoma. Questo processo, appunto, dico, era già in atto perché la fondazione della Società Italiana di Neurologia è del 1907, quindi è precedente alla guerra. Però sicuramente il fatto di trovarsi a curare così tanti traumi cranici sostanzialmente, o anche traumi in altre parti del sistema nervoso, e anche il fatto di poterli studiare in un così grande numero di casi, ha accelerato il processo di autonomizzazione della neurologia. In particolare voglio ricordare la figura importante di Carlo Besta, che a Milano ha fondato un centro di neurologia, neurochirurgia, neuroriabilitazione, che ancora oggi appunto è all'avanguardia in Italia, e l'ha fondato proprio in relazione alla questione dei traumi, diciamo, nervosi durante la guerra. Anche, diciamo, già all'inizio della guerra, quando si era pensata all'organizzazione della psichiatria bellica, Augusto Tamburini, che era al vertice appunto di questa organizzazione, aveva immaginato due circuiti: un circuito manicomiale, paramanicomiale, diciamo, un circuito che comunque si sarebbe fatto carico delle patologie più propriamente psichiatriche, ma per la prima volta aveva immaginato anche un circuito autonomo per la neurologia. Ecco, quindi certamente questo processo di distacco delle due discipline ha avuto un forte impulso dalla guerra. Un altro impulso importante che la guerra ha dato, che nel nostro testo appunto è oggetto dello studio di Glauco Ceccarelli, che purtroppo poi ci ha lasciato durante l'uscita del testo, è stato alla nascita della psicologia italiana. Abbiamo durante la guerra studi molto interessanti da parte, in particolare, cito due figure, Giulio Cesare Ferrari, Agostino Gemelli,
che fanno osservazioni estremamente interessanti sugli aspetti psicologici della guerra, dello stare al fronte, dello stare in trincea, e sono studi certamente molto pregevoli, che sono tra i primi studi, diciamo, di psicologia autonomi, in qualche modo, dalla psichiatria in Italia, soprattutto studi condotti da medici, ecco, perché la psicologia prima era già, diciamo, fortemente coltivata come disciplina, ma era spesso appunto coltivata da non medici. Un altro soggetto, diciamo, che si impegna nell'osservazione psicologica del soldato e anche in aspetti abbastanza particolari, come l'elaborazione di una spolla, di una bomba particolare che poteva debilitare psicologicamente in misura maggiore i soldati austriaci, è Ugo Cerletti, che poi resterà per tutto il resto del secolo, appunto fino agli anni 60, una figura egemone estremamente importante della psichiatria italiana. Per quanto riguarda invece più direttamente la psichiatria, direi che ci sono da considerare tre questioni. Una è che la guerra porta gli psichiatri fuori dai manicomi. È la prima volta che questo avviene così, in maniera così massiccia, e li porta al fronte, li porta vicino al fronte, li porta negli ospedali militari, quindi insomma li porta fuori da questo guscio nel quale fino a quel momento la psichiatria stava quasi totalmente rinchiusa, che era il manicomio. Questo ebbe sviluppi estremamente interessanti all'estero. Anche in Italia portò al movimento cosiddetto dell'igiene mentale nel primo dopoguerra, movimento che intendeva organizzare, diciamo, una parte dell'assistenza psichiatrica, almeno sul modello, diciamo, dei dispensari antitubercolari, delle campagne antitubercolari. In Italia, appunto, è un movimento che rimane fortemente minoritario, mentre nei paesi anglosassoni, Francia, eccetera, è un movimento che ha uno sviluppo estremamente interessante. Il secondo aspetto ha a che fare invece, appunto, con la discussione sulla nevrosi traumatica, che anche in Italia, come negli altri paesi, ha un'evoluzione nel corso della guerra. Tanto che alla fine della guerra troviamo psichiatri, io faccio l'esempio di Vincenzo Bianchi, che dicono che sicuramente è innegabile, insomma, che una parte dei traumi riscontrati nei soldati abbia esclusiva origine emotiva. Ecco, però questo progresso che viene fatto nel corso della guerra, nella consapevolezza della possibilità di patologie psichiatriche sulla base di emozioni o della relazione, ecco, ma quindi senza una componente organica, è qualcosa che all'estero rimarrà nel dopoguerra, influenzerà fortemente la psichiatria, tanto che poi prendiamo il caso dell'Inghilterra, dove nel corso della Seconda Guerra Mondiale c'è tanta consapevolezza di questi aspetti che troviamo il lavoro di Winnicott, di Bion, di Maxwell Jones, ecco, quindi di psichiatri che ancora oggi sono per noi dei contemporanei, sono per noi dei punti di riferimento. In Italia questo invece non avviene, e ancora al termine, e quindi l'Italia affronterà anche la Seconda Guerra Mondiale senza avere una consapevolezza di questi problemi, cioè dei problemi di gestire i traumi di origine emotiva. E se noi facciamo un confronto tra gli psichiatri riuniti a Roma nel 1946, al termine della Seconda Guerra Mondiale, e i loro contemporanei in Inghilterra e in Francia, sembra veramente di vedere due epoche totalmente diverse, perché il linguaggio con cui ci si esprime a Roma è ancora quello di un organicismo, in cui perlomeno l'establishment psichiatrico, poi c'era qualcuno come Balduzzi che contestava questa posizione, ma con cui si esprime l'establishment psichiatrico a Roma, è ancora quello di una chiusura totale verso l'origine, la possibilità di un'importanza delle emozioni e delle relazioni nella vita.
mentale, determinare la vita e la patologia mentale. Ultimo aspetto che citerei è la questione della psicoanalisi, che esce profondamente trasformata dalla guerra. Tanto che al congresso di Budapest del 1918, Freud è costretto dalle esperienze degli psicanalisti sui vari fronti bellici ad ammettere l'importanza dei traumi di natura non sessuale della vita adulta. Quindi la psicanalisi esce totalmente trasformata. Questo in Italia sarà inizialmente recepito con qualche interesse, per esempio al congresso della Società di Psichiatria a Genova nel 1920, ma poi nel giro di pochissimi anni viene invece respinto. Ecco, quindi se guardiamo gli psichiatri che citavo prima a proposito della Seconda Guerra Mondiale, per l'Inghilterra erano tutti anche psicanalisti, quindi se guardiamo l'importanza che la psicanalisi poi ebbe in Francia, in Gran Bretagna, nella trasformazione della psichiatria negli anni successivi alla Grande Guerra, invece appunto in Italia questa chiusura degli psichiatri impedì che questo potesse avvenire. Poi naturalmente la legislazione razziale del 38 fece piazza pulita di tutti gli psicanalisti italiani che erano in grande maggioranza ebrei. Ecco, quindi mi pare che rispetto appunto ad altri paesi, ai paesi alleati, in fondo, come la Francia e la Gran Bretagna, la psichiatria italiana abbia perso 3 occasioni importanti di dare un senso a questa tragedia, a questo bagno di sangue che si era consumato, almeno per il suo progresso, per la sua trasformazione. Grazie Paolo, ci hai veramente raccontato a 360 gradi tutti i legami tra la psichiatria e la Grande Guerra. Ricordo appunto a tutti che il volume Il conflitto e i traumi lo potete trovare sul sito dell'azienda USL di Reggio, lo potete scaricare in PDF oppure se siete più affezionati al cartaceo potete venire a prenderlo a prestito nella nostra biblioteca e anche in altre biblioteche. Io spero di ospitarti presto di nuovo Paolo nelle nostre dirette, siccome insomma ci hai parlato anche più volte durante la giornata di oggi di Morselli, e siccome insomma, come giustamente ricordavi, hai iniziato a Reggio, poi hai proseguito nella tua Genova, penso che sarebbe bello dedicargli una delle nostre dirette per far conoscere questo personaggio assolutamente importante. Ti ringrazio molto, sì, è un personaggio che mi interessa, di cui parlo sempre volentieri, e ti ringrazio molto anche per questa conversazione che mi ha fatto molto piacere. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo che come sempre potete poi rivedere questo video e tutti i precedenti sul nostro canale YouTube. Io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con Gaddo Maria Grassi, parleremo delle perizie psichiatriche di chi ha commesso attentati, parliamo soprattutto dell'epoca ottocentesca lombrosiana, ma non vi anticipo di più, così insomma siete più incuriositi a seguirci. Grazie di nuovo Paolo per essere stato con noi, a presto. E grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a te, grazie a voi. Arrivederci.